bentornati alla puntata 15 di Don't Starve con il nuovo aggiornamento. Non vedo l'ora di provare a prendere le botte da Krampus. Continuiamo subito la nostra partita. Eravamo con Willow al giorno 30. Vabbè, lo vediamo subito. Alcune delle cose importanti che sono state aggiunte sono il appunto Krampus e alcune cose che poi andremo a vedere, ossia hanno migliorato di tantissimo la frequenza di aggiornamento dei client su Steam, quindi girano molto più lisci i giochi. Giorno 31 abbiamo coperto con gli aggiornamenti che vi ho fatto con i video che per risolvere, andare avanti nel gioco, non dobbiamo fare i cattivi, perché altrimenti arriva Krampus, ci rompe tutto e ci si frega la roba nelle chest. Quindi per evitare questa cosa non dobbiamo uccidere nessun essere vivente. Quindi per il momento vorrei provare a tirare avanti con Willow senza ammazzare gli uccelli eccetera. Basta prendere... Dobbiamo puntare tutto sulle farm. Allora, per fare le farm dobbiamo... Allora, vediamo un po' dove sono le farm. Qui. Turbo farm, mi servono le pietre. L'accetta ce l'ho, l'accetta. Vedete, qui hanno cambiato anche i colori. Qui si vede subito dove sono le pietre e dove no. Comunque dove c'è la steppa, dove c'è la foresta, eccetera. Andiamo quindi qui sotto a prendere le pietre. Ci serviranno anche i sapling. Allora, giorno 31 con Willow. Raccogliamo anche un po' di poop. Ah, ne abbiamo 11. Non possiamo uccidere i conigli, i bufali, i pig, gli uccelli, eccetera. Quegli animali buoni, diciamo. Ho scoperto che per far spawnare Krampus dobbiamo essere cattivi, ma c'è un criterio. Cioè, dobbiamo fare attenzione perché noi spawniamo con un contatore, tipo un contatore di bontà, che è a 20. E a seconda dell'animale che uccidiamo, questo si consuma di tot. No, mi si è finito. Allora, a seconda dell'animale che ammazziamo, scala di 1, 2, 3, 4 a seconda. Infatti, allora, fatemi prendere queste pietre. Allora, se noi ammazziamo un coniglio ci toglie 3 più o meno. Cioè, quindi se noi stiamo a 20 e ammazziamo un coniglio andiamo a 17. Se invece prendiamo, ammazzate un bufalo ci toglie tipo 5. Se ammazziamo un pig ci toglie 4 a seconda. Inoltre, volevo anche dirvi che non si può più salvare, cioè si salva ogni volta che si vuole uscire dal gioco, mentre prima si doveva aspettare il tramonto, la notte o il giorno dopo. Mentre adesso si può fare in ogni momento, appena clicchiamo ESC, possiamo fare save and quit, non c'è proprio l'opzione. Allora, ci servono le pietre, i semi, che a questo punto adesso non conviene manco più mangiarli. Prendiamo tutto quello che ci occorre. Le pietre, adesso ce ne ho 14, quante farm posso fare? 6, posso fare 2 farm per il momento. Prendiamo un altro po'... Ah, adesso, adesso gli uccellini cantano. Ok. Allora, stavamo dicendo, quindi quando il contatore arriva a 0, perché abbiamo fatto troppi cattivi, spawnerà Krampus che viene con la sacca a rompere le casse e a rubare il contenuto. Possiamo ucciderlo, però è un po' un casino perché scappa veloce e dobbiamo far buggare i bordi della mappa. Inoltre, se ci picchia e non abbiamo la corazza, ci toglie il 50% della vita. Cioè, toglie 50. Poi, se noi abbiamo Wolfgang che c'ha 200 di vita, ci toglie un quarto. Comunque, resta comunque pericoloso perché non ho la minima idea di quanti attacchi possa fare. Se invece abbiamo l'armatura, ci toglie solo 10. Prendiamo anche i flower a sto punto perché si mangiano. Allora, quindi arriva e ci rompe tutto. Ma non ne arriva uno, ne arrivano più di uno a seconda dei giorni. Da 1 a 30 ne arriva uno. Da 30 a 60 ne arrivano 2-3. 1-2 da 1 a 30. Da 30 a 60 2-3 e poi così via. 3-4-5-6, un casino. Quindi sarà ancora più difficile sopravvivere facendo affidamento soltanto sulla roba vegetale. Perché non è che io posso vivere per forza. Non so se cuocendo l'uovo di Talbird senza farlo schiudere, solo cuocendolo. Perché se ammazziamo l'uccellino piccolo, quello che schiude, ci toglie 6. Tanti, è il massimo, è quello che toglie di più. Oh, non ho capito perché.
Infatti ho pure un po' di paura a ammazzare i conigli, cioè non voglio. Allora, torniamo indietro per il momento. Ho ancora un po' di cibo da parte per prima della patch. Però non è granché. I semi, quando dice no, tre semi, quindi posso fare tre farm. Se le farm dessero, ridessero il seme una volta usato, magari sarebbe meglio. Non so se hanno in programma di farlo, ma speriamo di sì, perché è un po' difficile. A questo punto ti costringono a far spawnare Krampus per forza. Cioè, devi far il cattivo. Non vorrei che rompesse la mid-effigy, perché veramente non la sopporterei. Allora, sono arrivato qui. Facciamo un'altra farm, turbo farm. La mettiamo qui. È un'altra, facciamo un'altra ancora. Aspettate. 6, no, va bene, la possiamo fare. La mettiamo qui. Ok. Ci mettiamo il seme. Plant. 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 Ok, andiamo a accendere il fuoco. E aspettiamo. Ragioniamo un po' su come posso fare per cavarmela. Ah, ecco, stavo dimenticando le bacche. Forse con le bacche. Quindi i semi non si possono mangiare più. Assodato. Questi ormai li ho fatti. Quindi per il momento farò così. Non si può mangiare l'erba, ok. Vabbè, era ovvio. Non si possono usare più. Oh sì, no, no, si possono usare. Non si possono usare i fiori, se non sbaglio. No, si possono usare. Dov'è che non si potevano usare? Avevo letto che non si potevano più utilizzare i fiori nella crockpot, nella pentola. Però, boh, forse mi sbagliavo. Allora, abbiamo i semi, però per questa volta non li cuociamo. Vediamo dalle ceste cosa c'è. Allora, un po' di cose importanti. Tre mattoni. Allora, uno di rock, la uniamo alla nostra. Due pig skin. Ah, ho letto che hanno diminuito anche i materiali che ci vogliono per costruire gli oggetti. Infatti questo, se non mi ricordo male, era 15 ci voleva. Comunque non voleva uno di corda sicuramente. Football helmet, adesso vuole un pig skin e una rope. È molto più facile. Prima erano due pig skin, o comunque due rope. Dapper vest. Quanti denti ho? 9. Quanti ne vuole? 16, ok. Come non detto. Straw hat vuole di meno, vuole solo 12. Prima voleva tipo 25, qualcosa del genere. Se non sbaglio, no, infatti non hanno aggiunto. Ah, solo la gabbia per gli uccelli ci sta, che adesso andiamo a ri ritrovare perché non mi ricordo. Dov'è che sta? Non mi ero accorto che erano ricresciuti tutti. Ma sbaglio, ho sentito abbaiare. Sbaglio probabilmente. Allora, vediamo di trovare. Qui non c'è. C'era la gabbia per gli uccelli. Dove cavolo l'hanno messa? Qui non c'è. Light non c'è. Survival. Non c'è. Food non ci sta. Dov'è? Ah, forse la devo sbloccare. Ma non, perché non sta su... Ah, eccola. Birdcage. 100. Non ce l'ho. Allora, prendiamo l'uccello vivo. Non conta come attivazione. Prendiamo l'uccello vivo. Allora, riposizioniamo la trappola. Allora, voglio vedere quanto dà. Vabbè, ma sei una merda, uccello. Due uccelli. Riposizioniamo la trappola. Allora, la pala ce l'ho. Pala, no, la faccio subito. La posso fare. Allora, l'equipaggiamo. Vabbè, i fiori me li mangio. Non danno nulla. Dig. Vediamo quanto. Allora, io ho 25. Vediamo quanto dà. Research. 20 dà soltanto. Che palle, devo fare 100 io. Oh, ah, bravo, grazie per i semi. I conigli. Cioè, io i conigli che li cattura fa. Se non si possono usare più. Boh. Fa
forse, se io cuocio, ammazzo i cani e cuocio la carne, succede che... Allora, intanto prendo le bacche. No, che ho fatto? Cazzo, ho fatto... Eccolo là, ho fatto la stronzata. Mi viene Krampus e mi si incula. Allora, solo tutto questo perché ho sbagliato, vi rendete conto? Dov'è la cacca? Fertilizza. Ma non avevo 1000.000 di cacca prima, tipo 16, dov'è finita? Boh, vabbè. Prendiamo le berries. Allora, ci serve per fare la gabbia per gli uccelli 100, che io non ho, giustamente. Quindi come si fa? Ho altri semi. Due semi, quattro semi, ok. Bufali, continuano, fermati. Allora, rimettiamo la... No, la spear. Prendiamo queste cazzo di bacche. No! No, che palle. Oh, però i semi adesso sono più frequenti, se non sbaglio. Allora, la merda. Altri semi. Ah, ok, hanno voluto incentrare a quello che sto vedendo con tutti sti semi, boh. Prima non c'erano tutti questi semi. La merda qui. Allora, altra cacca. Andiamo a vedere come stanno messe le nostre fattorie, le nostre... vabbè, pagliacci. Prego un cazzo. Cuociamolo. Vorrei un contatore, per favore. Quindi ho ucciso un pig che è tipo 4. Più un uccellino tipo 3. Adesso sto a... Madonna, sto a 13 già. Ma poi non arriva uno perché sto... Madonna, devo stare attentissimo. Allora, continuiamo a fare le nostre... Ah, va. Continuiamo a fare... Beh, oh, vedi come crescono più velocemente? Allora, adesso ha senso. Posso ripiantare la pannocchia? No. Vabbè. Plant. È plant. Dobbiamo fare una vera e propria fattoria grave, proprio sul pesante. Ma per farla abbiamo bisogno della cacca. E vai, altri semi. Facciamoci un bel giro. Tanta cacca, ci vuole una marea di cacca. Vabbè, ma è tutto un seme. Ma ti pare che uno va a ricercare Krampus? Ma col cazzo. Ma mi ci deve proprio fregare che mi attaccano i pig così senza motivo. Io sono costretto a difendermi, le manzo tutti quanti. Perché sennò. Tra l'altro, ne possono comparire più di uno questa volta. Io ho paura, non li voglio. Allora, che ci vuole? C'è ando di ricerca. L'ape fa quella cazzo di gabbia per gli uccelli. Poi sono quattro semi qui. Ti levi? Ah. Facciamo che mangio questo. Quanti semi? Vai. 14 semi? È matto. Mi sa che il limite è 40, se non sbaglio. Vabbè. Ha lasciato i semi? Oh, ragno! Vuoi ragno? Tutto a posto, ragno! Venite, che non vedo là.
Ops. Oh cazzo. Aia. Com'è la situazione? Come vi sembra? Ah, siete tutti morti. Comunque, dovrei fare una chest. Tutte piene, so, madonna mia. Devo mettere qui. Ok. C'è qualcosa che posso sovrapporre? No, giustamente. Ah, 14 di merda. Due pannocchie. Non so quanto ridanno. Vorrei fare una cesta con tutti i cibi. Sarebbe più comodo, sinceramente. No, questo adesso non mi interessa. Allora, prendiamo un attimo la Monster Meat. Quando ce ne ho tre? Se noi la mettiamo qui. No. Con lo stick non va bene. Vediamo con una foglia. Non si può. Con